pericolosi. Pico. Frosinone. Il paese di Tommaso Landolfi, uno scrittore italiano, una sorta di nostro Kafka. Ci ha fatto dono di alcuni libri straordinari come Mar delle Blatte, Racconto d'autunno. Ecco, ne ho scoperto l'esistenza il giorno della morte, leggendo una lettera sul Paese Sera che Landolfi aveva scritto a un giornalista di quel giornale. E sono rimasto strabiliato dal modo in cui usava le parole. Era il 79, mi pare. Ecco, questo è Landolfi, giocatore di carte. Questa credo sia la sua casa. Cancro Regina, Maria Giovanna, mi sembra un racconto a caso. Giudicare da questi potrebbe essere pericolante. O forse semplicemente abbandonata. Alcune finestre sono cieche. Guarda qui. Però c'è la felpa. L'ho detto che era giocatore. C'è un suo racconto. Non ha scritto romanzi lunghi, Landolfi, intitolato Ottavio di Saint-Vincent, che è una metafora di se stesso, del gioco. I grandi giocatori, adesso non voglio dire banalità, sono tutti perdenti, altrimenti non saresti un grande giocatore. Cerchiamoci il 9, forse prima era 8, cerchiamoci il 9 e l'8 e l'11. Ma questa forse già non è più casa Landolfi. Per chi contempli le stelle, la luna è un pruno nell'occhio. Sono versi di Landolfi. Il tradimento, credo si intitoli. La raccolta, la silloge. Essere scrittori di respiro europeo. Immaginarsi qui, in questo contesto. Vico Scalone, San Pietrini, Lavanda, Grilli, Cani. Immaginare Tommaso Landolfi qui. Prima dell'avvento della raccolta differenziata. Pico. Frosinone.
Tele Due Orruti, Fulvio Abate.